da tra i Trillians e Shot Cassia. Un'altra bella prestazione dei ragazzi di Tonino Granieri. Passati in vantaggio con Squarcia, sono stati poi ripresi dai padroni di casa. Non era facile su un campo così tosto contro la quarta forza del girone. Giallo-viola sul rettangolo verde con quasi la stessa formazione della domenica precedente. In porta Rasicci, poi Petronio e Veronesi sulle corsie esterne. Vignaroli e Bresciani al centro della difesa. In mezzo al campo la coppia Voglio-Iacovella con Cotea e Squarcia esterni. Tandem offensivo composto da Pallozzi e Ferro. Il primo tempo si chiude sullo 0-0 anche se Vignaroli ha avuto una buona occasione. Presa Squarcia apre le danze con una percussione sulla destra. L'esterno offensivo evita tutti, entra in area e realizza la rete del vantaggio.
Cassi arriva al pari con Berardi su una disattenzione difensiva. Prossima sfida fondamentale in casa all'Angelo Sal. Arriva lo Sporting Real Aurelio. Servono i tre punti per mettersi al riparo dalla zona calda.